Mi avete fatto comprare tutti questi scotch perché la challenge... Ma non è questa, mamma! No! Non è giusto! E come non è giusto? Uno, due, tre, e qua ci sono ben 100 strati di scotch! E oggi ci sfideremo per vedere chi riuscirà a distruggerne il più possibile per prendere il premio di scherzo. Diego, stai pensando quello che penso io, vero? Sì, 100 strati di scotch. Andiamo a chiamare la mamma. Mamma! Mamma! Ma Bibi, perché state gridando così? C'è venuta un'idea? Quando a voi vi vengono in mente strane idee, ditemi. Vogliamo fare una challenge. Mi piace un po' la challenge. Che challenge? Ci serve però giusto un po' di scotch. Sì. Quindi dobbiamo andare a comprare gli scotch per fare questa challenge? Sì. Va bene, andiamo. Ragazzi, siamo venuti alle Leroy Merlin per comprare tutto l'occorrente, Chiara, per il video, giusto? Ora entrerete con noi per vedere che cosa compreremo. Ma si chiama Wonderland? Sì, andiamo. Ah, mi sono anche dimenticata di dire che abbiamo Diego come assistente personale. Anch'io, giusto? Mamma. Sì, vabbè, e tu sei quella che controlla e Diego è quello che supervisiona la situazione. Con due fantastici mini carrellini. Allora, abbiamo preso un sacco di scotch. Ne abbiamo presi anche nella scuola. Sì, ebbene sì ragazzi, abbiamo comprato un sacco di scotch e di prodotti per la nuova challenge. Bravissima, quindi possiamo andare. Chiara, dici che basteranno secondo te questi paio di scotch? Aspetta, dov'è il portafoglio? Non lo so ragazzi, ne vedremo delle belle, sì sicuramente. Diego, secondo te basteranno? Sì, mamma, ne avanzeranno. Accettiamo tutti i commenti sotto. Secondo voi basteranno o non basteranno per riempire con 100 strati completamente tutta la piscina? Ah, 100 strati. Sì, quindi scrivetemelo sotto nei commenti. Non lo so. E ragazzi, ovviamente mi sono anche portato il mio man tutto fare. Difatti lui farà il portaborse oggi, vero bimbi? Sì! Quindi ragazzi andiamo a casa perché la challenge ci aspetta! Già che abbiamo speso un sacco di soldi perché abbiamo comprato giusto un paio di scotch. No vabbè, e qua aspetta. Ragazzi, questi ce ne sono ben tre, non uno, tre! Forse abbiamo un po' esagerato. Aiuto, quanti scotch abbiamo preso? E allora, quindi mi avete fatto comprare tutti questi scotch perché la challenge... Ma non è questa, mamma! Vabbè, chiamiamo papà Antonio che ci dia una mano? Ok. Papà Antonio! Eccomi, agli ordini. Finalmente sei arrivato. Allora, abbiamo comprato un paio di scotch. Sì, non ho capito Chiara e Diego che cosa intendono fare. Hanno detto 100 strati di... Ma non ho capito bene. Quindi tu ora ci devi dare una mano. Certo, sono qua. Sei pronto? Certo. Ok, quindi Andiamo. Iniziamo con i preparativi. Ecco il nostro libro. Amici, lo sapete che è disponibile in tutte le librerie d'Italia. In più avete anche l'occasione di prenderlo su Amazon e riceverlo comodamente a casa vostra. Cosa aspettate? Correte ad acquistarlo e fateci sapere qual è la vostra storia preferita. E volete sapere la mia? Eccola qua, lo stregone Willow. Ma non vi anticipo ancora nulla. La notte dei sogni in tutte le librerie d'Italia di mamma Giulia e figlia Chiara. Ragazzi, devo dire che il primo tentativo è fallito, ma sapete che mamma Giulia... Non si arrende! Mai! Quindi, secondo tentativo. Ragazzi, inizia la seconda prova di challenge. Fragile! Speriamo di riuscirci. Guardate.
ragazzi, abbiamo decisamente impiegato più del dovuto. Un'ora massimo, dici? Un'ora? E quello della piscina e quello dopo a nastrare. Abbiamo impiegato abbastanza tempo, sì, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Aspettate, ragazzi, sapete quanti rotoli ci sono voluti? Ben 12, ma stiamo scherzando? No, stai dicendo la verità. Ah, è vero. Vabbè, allora, sembrerà un po' strano. La cosa che vi chiedo, bimbi da casa, non imitateci. O soprattutto, se volete fare delle challenge come noi, fateli calmi. Sì, fateli calmi. E soprattutto fatevi aiutare da un adulto. Vi dovete far aiutare dalla vostra mamma, dal vostro papà. Comunque qualcuno che possa controllarvi, mi raccomando. Come prima cosa sarete voi due gli sfidanti. E ovviamente chiederemo l'aiuto ogni tanto anche di papà Antonio, sì, giusto? Sì! Bravissimo! Papà Antonio che sempre che supervisiona. Allora, come prima cosa dobbiamo dire... Come mai con la ciabatta? Ah, anche con la ciabatta si può fare, brava! Mamma, chi lo rompe? Cosa vince? Sono proprio curiosa di sentire. Mamma mia, ma quanti? Ma quanti sono? Vabbè, 500 euro. Chi romperà per primo senza usare nulla di bravissimo, di pericoloso e soprattutto nulla di tagliente. Ragazzi, primo oggetto per provare a distruggere il muro dei 100 strati sarà questa palla. Quindi iniziamo. Mamma, tocca a me. Tocca a me. 3, 2, 1. No! Ok, direi che questo round va bene, vero? Quindi, secondo oggetto. Il nostro libro, amici, lo sapete che è disponibile in tutte le librerie d'Italia. In più avete anche l'occasione di prenderlo su Amazon e riceverlo comodamente a casa vostra. Cosa aspettate? Correte ad acquistarlo e fateci sapere qual è la vostra storia preferita. E volete sapere la mia? Eccola qua, lo stregone Willow. Ma non vi anticipo ancora nulla. La notte dei sogni in tutte le librerie d'Italia di mamma Giulia e figlia Chiara. Ragazzi, secondo oggetto per strappare il muro dei 100 strati, una bellissima bottiglia. Una Chiara, una Diego, via! Vai Diego, vai, vai, provaci! Provaci! Niente, ok. Basta, tocca a Chiara. Non ce la faccio! Anzi! Niente, mi sa che questo muro è imbattibile. Vabbè, calmi tutti. Terzo oggetto. Ragazzi, terzo oggetto per distruggere il muro. E chi vuole cominciare? Io! Allora, carta, forbice, pietra. Carta, forbice, pietra. Carta, forbice, pietra. Cadoia vetra, cadoia vetra. No, io perché ho vinto. Allora, due battute te e due battute te. Tanto non lo distrugge. Via! Uno, due. Ma già mi sono tagliata, mamma. Mamma, ma è mai possibile che ti fai male? No, con un bastoncino? Niente. L'hai rotto. Difatti si è rotto. Ragazzi, guardate, c'ho due punti rossi tagliettini. Vabbè, ragazzi, quello non lo uso. Ecco, difatti questo e lo voglio usare. Può essere un'arma che fa male, quindi mamma Giulia la butterà. Troviamo un oggetto per spaccare il 100 strati di muro di scotch. Ragazzi, un sacco di tentativi falliti, quindi non vi dovete sparare addosso, ma dovete sparare al muro. Siete pronti? Sì! Via! Sparate, sparate, sparate! Dai, 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 dai! Su, Chiara, Diego, dai, Diego, no, Chiara! Si sta bucando. No, non con le dita!
dita non si potrà fare nulla con le dita, solo con l'oggetto che avete in possesso, nonché il Super Liquidator. Guarda! Non toccate con nulla che non sia l'acqua, mi raccomando, non barate perché i 500 euro verranno persi. Mi raccomando, dai, no, dai. Avete le pistole che sono completamente cariche. Dai. Non è valido. Dovete solo bucare. Mamma, non aiuta che mi fa così. E cosa ti ha... Che cosa hai fatto, Diego? Che... No. Ecco. Quindi mi dispiace, ma abbiamo un vincitore. Non è giusto. E come non è giusto? No, dove sono i soldi? No, mamma! Ma scusami un attimo, ma non ti puoi arrabbiare? Guarda che i 100 strati li hai scelti tu, hai perso! Mamma! Ha vinto Diego! Basta! Ragazzi, devo dire che Chiara non l'ha presa bene per niente. Ci vediamo nella prossima sfida. E se volete vedere altre challenge di questo tipo, scrivetecelo qua sotto nei commenti, perché nelle prossime challenge ne vedremo delle belle. Quindi ha vinto Diego. I soldi sono i miei. Quindi. E no, amore, scusami, hai perso. Hai perso. E vabbè, ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo video. Sono stanca. No, per favore. No, amore, non ho voglia di giocare oggi. Mamma. Sì, tra poco arrivo. Mi dai tipo un paio di ore e vengo da te? Sì. Ora vediamo. Sì, amore, divertiti fuori in giardino. Sì, sì, come no. Andi. Degli scotch. Bene. Cosa potrei fare? Avrei pensato di scocciare mia mamma. No, troppo banale. Idea! Dato che mia mamma muore di caldo in queste giornate, l'aria condizionata non va più, non so perché. E allora potrei chiudere le finestre con gli scotch. Sì, sì. Andiamo prima che ci becca. Cioè, Diego? Cosa stai facendo? Esattamente niente. Quelle cosa sono? Niente, sono dei giocattoli nuovi che mi ha comprato il papà. Non mi prende in giro. Sì, lo ammetto, voglio fare uno scherzo a mamma. Però tu a quel botto. Chiara, anche io sono con voto. E quindi? Ti posso dare una mano? No, semmai dopo. Io incomincio da la porta. Io non ho ancora capito che cosa sta facendo con TikTok. Diego, ti ho detto, guarda, impara e acqua in bocca. Venite. Ragazzi, ovviamente non ce la farò ad arrivare, quindi aspettatemi una scopa, vado a prendere la teglia e torno. Arrivo. Ora ho fatto un pezzo io, ora tocca a te fare un pezzo. Poi, attento, rimparo sulla stessa linea, vai, ti tengo la teglia e non cadi. Ok, ragazzi, per fortuna sta andando tutto. No, così! Come? Di là, così. Che duro lavoro, ok, direi che così va bene. Ma come sono sudata, ma che caldo, le finestre chiuse, che caldo, però vabbè, qua tutti zitti. Diego, invece di guardarmi qui imparando, vai a prendere altri scotch, cioè, vabbè, devo dire sempre io tutto. Continuiamo, speriamo che questa cosa andrà bene. Chiara, sono arrivata. Ho già finito, bisogna fare altre finestre. Ma quella? Io. Quella, prima facciamone una per una. Prima fai questa tu e io faccio l'altra. Chiara, mi aiuti? Sì, aspetta, proviamo a spostarlo. Ce la sto facendo. Aspetta, ok, più di questo non so fare. Ok, ora possiamo iniziare. Diego, aspetta! Prossimo passo, aspettare mamma. Andiamo! Mia mamma dentro starà morendo. Andiamo all'ombra. Ragazzi, aspettiamo che si svegli mamma. A dopo. Mamma mia. Sono tutta sudata. Ah, che stanchezza.
Forse era meglio se non dormivo. I bambini? Dove sono? E poi perché le finestre sono tutte chiuse? Vabbè, fammele aprire. Devo dire a papà Antonio che quella finestra è rotta. Sta succedendo qualcosa? Fatemi controllare le altre finestre. Ragazzi, sembra che sono sigillata dentro casa. No, vi prego, aspettate. Andiamo a vedere le altre. Sembra che sono sigillata. Il nostro libro, amici, lo sapete che è disponibile in tutte le librerie d'Italia. In più avete anche l'occasione di prenderlo su Amazon e riceverlo comodamente a casa vostra. Cosa aspettate? Correte ad acquistarlo e fateci sapere qual è la vostra storia preferita. E volete sapere la mia? Eccola qua, lo stregone Willow. Ma non vi anticipo ancora nulla. La notte dei sogni in tutte le librerie d'Italia di mamma Giulia e figlia Chiara. Chiara? Che succede? No, Chiara, cosa stai facendo? No, ragazzi, sta succedendo qualcosa. Chiara? Devo capire che cosa sta succedendo. Diego! Diego! Cosa stai facendo? La mamma ci ha beccato! Guarda! Ci ha beccato! No, 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 lo scappo! Scappo! Vado a chiudere altre finestre! Aprimi questa finestra! Diego, guarda che ti metto in castigo! Sembrerebbe che tutte le finestre e le porte d'uscita da questa casa siano sigillate. E io, ragazzi, incomincio a avere caldo, molto caldo. I condizionatori non funzionano e credetemi, mi sto uscendo pazza. Allora, mamma Giulia pensa, però seduta non posso, anzi, non riesco a pensare. Allora, fa caldo, devo trovare un modo per uscire. Un modo per aprire le finestre. Anzi, intanto incomincio a pensare un modo esemplare per mettere Chiara e Diego in castigo. Sì, tipo portarli sul Monte Everest. No, troppo basso. Tipo togliere il cellulare. No, userebbero il mio o quello di papà Antonio. Devo trovare uno di quei castighi esemplari da dire poco. Vabbè, quello lo penseremo dopo. Devo trovare uscire! Sto impazzendo! Sto morendo di caldo! Cosa faccio? Per ora sta andando tutto per il meglio, tranne che mamma ci ha beccato. Però noi chiudiamo, continuiamo a chiudere le porte, così non potrà uscire. Si muorerà di caldo lì dentro. Vabbè, andiamo avanti. Ora bisogna fare un po' lì sopra, perché lì sopra non l'abbiamo ancora fatto. Così. Cocciamo! Mi sta finendo, quindi noi continuiamo finché non mi finisce. Chiara, sta suonando il campanello. Chiara, sarà la volta buona che... ora, perché se no ti prende e sono veramente guai. Sì, ha perfettamente ragione. Se non la prendo e sta continuando a scocciare, sta continuando a sigillarmi qua dentro. Sento gridare la mamma. È meglio che
meglio che scappiamo. Sì, sì, è meglio che scappo. Ragazzi, addio. Io te lo dico l'ultima volta. Cosa c'è? E apro bene, e io te lo dico l'ultima volta. Scoccia tutte quante le finestre, basta. Bla 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 bla. Sì, sì, come no, andiamo. Chiara! Allora, ti prego, ti faccio un regalo bellissimo. Sì, sì, come no. Mamma, basta! Sì, è il più bello che tu abbia mai visto. Ragazzi, non mi faccio nessun regalo, mi faccio un castigo esemplare. Ecco, se n'è andata. No, ragazzi, come faccio ad uscire? Ecco, devo intimidire Diego. Diego! Apri questa finestra! Apri la finestra! Non sto scherzando! Ragazzi, dopo speriamo che la mamma non si arrabbia più di troppo. Diego, diciamo che gli scotch ci basta. La mamma ora ci farà una bella penitenza. Prima a trovare un modo e un piano per uscire da questo incubo. Ragazzi, forse loro si sono dimenticati del piano di sotto. Può essere, può anche essere che l'hanno sigillato, quindi allora, il piano di sotto. Loro pensano che mamma Giulia non sia furba e astuta, e invece e non se lo aspettano che io sto scendendo le scale. Ragazzi, sono arrivata nella camera degli ospiti e si sono completamente dimenticati di sigillare qua sotto. Quindi ora, ragazzi, direi basta perché si sta morendo di caldo. Diego, gliel'abbiamo fatta pagare alla mamma, vero? Beve un pochetto. E stanno chiamando pensando che io sono ancora dentro casa. Oh, aria, che bello. Ragazzi, ma cosa hanno combinato? No, ma non ci credo. Ma non ci credo. Becca! Quanto pade! Ragazzi, se volete vedere nel video di domani il super castigo di Chiara di Diego, ci vediamo domani con un nuovo video. Lui non c'entra niente, lui non A c'entra domani! Andiamo. Ciao a tutti, macchiette e macchiettine, e benvenuti in questo nuovo folle video. Allora, ragazzi, come potete notare, mamma Giulia ha già il costume. Qualcuno in pratica si è già tuffato, perché andremo a fa chiama la tua tipa, lo metti, lo fai, e allora tratta e tutti me la e allora boom che me la una mia non lo fa. Vabbè, ragazzi, se avete capito, il video di oggi sarà gara di tuffi nella nostra mega piscina. Allora, il prossimo tuffo lo ha deciso mamma Giulia. Forza, aspetta che ci penso. Allora, perfino. Vabbè, Chiara, lo sapevi. Ma perché sei così imbrogliona? Vabbè, ragazzi, Chiara l'ha anticipato. Il prossimo tuffo sarà a delfino. I delfini, ovviamente, amici da casa, chi non lo sapesse, sono dei mammiferi, vivono nell'acqua, ma soprattutto sono molto fini e aggraziati, quindi voi dovrete fare un tuffo super fine, super aggraziato. Questo lo devo fare da sola. Allora, prima lo fa Chiara, poi lo fa Diego. 3, 2, 1. Ottimo! Adesso tocca a Diego. 3, 2, 1, via! 1, 2. Diego, ma non che facciamo? Dai, Diego ha deciso che lo vuole rifare, quindi 3, 2, 1. Ma Diego, io sapevo che il delfino non si tuffava di coda, ma si tuffava di muso, quindi il delfino doveva entrare
vabbè. Allora, papà Antonio, il prossimo tuffo lo dovrai decidere tu. Come si dovranno tuffare i nostri figliolini Chiara e Diego? Tuffo a bomba. Ragazzi, papà Antonio ha deciso di fare un tuffo a bomba. Quindi io mi sposto. Aspetta un secondo, io mi sposto perché prevederò un super bagno lastrico, quindi anche compreso di videocamera. E ovviamente Chiara continua a gridare ma e non ha ancora capito che la sto ascoltando. Ma è maleducazione parlare sopra quando qualcuno parla. Ma io continuerò ad ignorarla. Prossima tuffo bomba. Siete pronti? Allora, ecco. E Diego, ovviamente Diego farà il super dispettoso come solito, vabbè. Al tre vi dovrete tuffare contemporaneamente, fare una di quei mega tuffi bomba. 3, 2, 1. Potevate fare di meglio, tipo mettervi con le gambe. Tenevate le gambe con le vostre mani. Okay. Quindi ragazzi, rifacciamo per la seconda volta il tuffo a bomba. 3, 2, 1. Questo era un vero tuffo a bomba. Allora ragazzi, tra poco riprenderemo tutto quanto sott'acqua. Quindi 3, 2, 1. Incominciano le riprese sott'acqua. Ragazzi, finalmente ho appena preso la GoPro e ora andiamo a provarla. Ragazzi, stiamo registrando dalla GoPro. Vabbè, allora Chiara, ci sei? Ci credo. Ma chi è che me l'ha scritto così? Incominciamo a immergerci. C'è papà Antonio. Ciao papà Antonio. Ragazzi, è la prima volta che sul nostro canale abbiamo deciso di riprendere con la GoPro. No! E ovviamente vai sotto e saluta, vai tuffo. Non so neanche chi ha salutato, vedremo cos'è venuto. Chiara, tocca a te. Papà, lo sai che io ho salutato papà l'occhio? Cosa c'hai paura? Di cosa? Ecco ragazzi, dovete capire che Chiara e Diego inizia la polemica ogni volta. Dai Chiara, ci sei? Ok, allora adesso andremo a vedere la nostra mitica figlia Chiara sott'acqua che cosa vorrà fare. Io voglio fare. Dai, che poi dopo dobbiamo ancora terminare tutta la lista dei super tuffi che dobbiamo fare con i nostri materassini. Quindi 3, 2, 1. Libro. Amici, lo sapete che è disponibile in tutte le librerie d'Italia. In più avete anche l'occasione di prenderlo su Amazon e riceverlo comodamente a casa vostra. Cosa aspettate? Correte ad acquistarlo e fateci sapere qual è la vostra storia preferita. E volete sapere la mia? Eccola qua, lo stregone Willow. Ma non vi anticipo ancora nulla. La notte dei sogni in tutte le librerie d'Italia di mamma Giulia e figlia Chiara. Allora ragazzi, dopo questi minuti sott'acqua abbiamo deciso di terminare i tuffi con i materassini. Quindi, ah! Amore, porca miseria, ti sei... Ragazzi, stava per cadere Diego. Vieni, dai, su. Vieni. Bravo. Senza cadere in acqua, ma solo sul materassino. Okay. 3, 2, 1. Tipo effetto ragno. No, in piedi. Dai, adesso tocca a Chiara. 3.
Ragazzi, tuffo con lo scivolo! Vai, scivola, vai! Non io, paura. Dai, scivola! Vai, aspetta! E? Eccola! Che scelta! Ragazzi, mi sa che Diego deve imparare prima a nuotare bene bene. Perché? Vabbè, fa abbastanza freddo. Sono gonfiabili, è utile come questo lì, sì. Sono mutale. E senza non ancora, stiamo imparando bene. Ora tocca l'ultimo tuffo a figlia Chiara, quindi preparatevi perché ne vedrete delle balle. Molto, soprattutto una bella che si tuffa. Andiamo. Allora, rullo di tamburi, ultimo. Ragazzi, sembrerebbe che è venuto bene. Chiara, salutiamo i nostri amici che direi che per oggi siamo già stati abbastanza in acqua. Ci vediamo domani con un prossimo video. E tuffati. Tuffa bomba. Ciao, ci vediamo domani.